crisi della CMC e lo stop ai cantieri di lavoro lungo l'Agrigento Palermo e l'Agrigento Caltanissetta. L'intervista al sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Realmente è tutto fermo, ma la cosa più grave è che non solo sono ferme le strutture e le infrastrutture con i disagi che creano all'economia siciliana tutta, ma la cosa più grave è che questa CMC praticamente è venuta qua a saccheggiare la Sicilia, a lasciare un territorio in mezzo ai debiti, perché tutte le imprese che in questo momento hanno lavorato per questa società sono tutte in difficoltà, quindi oltre alla difficoltà diciamo di raggiungere il nostro capoluogo, di raggiungere l'aeroporto di Catania, di raggiungere l'aeroporto di Palermo, di raggiungere gli ospedali, anche un fattore economico che porta a degradare di più la Sicilia, i turisti che vengono e che per trasferirsi da un posto all'altro devono stare 2-3 ore, è un disagio enorme. Quindi io spero che il governo regionale, assieme come ho lanciato l'appello a tutti i miei colleghi sindaci, ci facciamo carico e portavoce di questo. Voglio capire l'ANAS che è in capo al governo, voglio capire le ferrovie dello Stato che sono in capo al governo, che cosa vogliono fare, che cosa intendono fare della Sicilia e che cosa intendono fare delle infrastrutture per far crescere questo territorio.